A capo numero 10, articolo 194, lettera A, decreto legislativo numero 167 del 2000, riconoscimento debito fuori bilancio, rinveniente la sentenza Tribunale di Foggia, numero 5918 del 2018, Michele Guida. Prego, consigliere Valerio. Allora, la proposta di delibera posta al decimo punto all'ordine del giorno è una sentenza che ha un'efficacia sicuramente giuridica tra le parti, ma è una sentenza che colpisce, che stordisce, che sanziona, l'arroganza e a tratti l'ignoranza su questa vicenda. È una sentenza che sotto il punto di vista giuridico si rifà dei principi di legge e su cui noi non entriamo. E quali erano i principi secondo i quali si poteva chiedere a titolo di restituzione dell'indebito una somma? Che era necessario avere un titolo certo, liquido ed esigente. Eppure è stata fatta confusione, ma non penso. Penso che si sapeva dove si poteva arrivare. Si sperava solo che questa sentenza arrivasse dopo il maggio del 2019. Ed è una sentenza politica, lo ripeto, non il contenuto, ma che va a censurare comportamenti gravi. E noi l'abbiamo detto l'anno scorso, e non potete dire di no, avete detto con un manifesto pubblico, sì, va a far capaci. E noi non vogliamo dirvene, vi dovete fare capaci, perché di fronte alla legge siamo tutti uguali, per fortuna, sia quando la legge ci dà ragione e anche quando la legge ci dà torto, quella civile, quella penale e quella amministrativa. No, in generale, guardate, siamo garantisti fino al midollo, non lo siamo stati. Il problema è uno, non c'era il titolo giuridico per poi chiedere le somme. E se andiamo nel merito, perché ho sentito dibattere video che il sindaco ha fatto su questa vicenda, hai preso, ti sei liquidato somme che non potevi liquidarti, l'ha detto il giudice. Il giudice ha fatto riferimento a dei principi normativi che dice la funzione dirigenziale è una funzione retributiva omnicomprensiva. La sentenza che sancì questo principio arrivò a cavallo tra la fine della nostra consigliatura e l'inizio della vostra. A quella sentenza l'amministrazione, la vostra amministrazione, che non si è vista riconosciuto un diritto pieno, poteva fare tranquillamente opposizione alla Corte d'Appello. Quella sentenza diceva, oltre al fatto che non sono quantificabili perché nel termine di liquidazione non c'è scritto quanto è stato dato a titolo di retribuzione di posizione, di risultato e quant'altro, dice, eventualmente diceva, la domanda riconvenzionale che facciamo noi, la nostra amministrazione, quindi non ci si può attacciare di connivenza o di altro, il procedimento di natura civile è iniziato con la nostra amministrazione, quindi non stiamo qui a difendere nessuno e a prendere le parti di nessuno, ma a difendere le regole. Disse, non si può riconoscere al dottor Guida la retribuzione di cui ha fatto il decreto ingiuntivo, poiché la retribuzione dirigenziale è omnicomprensiva, partendo da un errore di base, che il dottor Guida non è un dirigente, è un funzionario, che era destinatario di una retribuzione, di una posizione organizzativa, che nella contrattazione collettiva ha un contratto completamente differente tra il comparto funzionari, collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi e quant'altro, e poi c'è il cosiddetto contratto dirigenziale degli enti locali, sono due contratti differenti. Assessore, fate finire il consigliere. Quello sto dicendo. La parte ha inteso non proseguire, il comune ha inteso non proseguire, e il giudizio si era concluso lì, si era cristallizzato con quella sentenza, in cui nessuno delle due parti, nel comune del dottor Guida, avevano avuto ragione. Il dottor Guida non si è visto liquidare le somme in più che voleva, mentre
mentre il comune con la domanda riconvenzionale voleva vedersi riconosciute le somme che si era già liquidate. Il giudice è stato così chiaro in una parte, secondo me, dicendo che il giudizio, il dottor Guido non poteva rivendicare la liquidazione di quella somma perché la sua retribuzione era onnicomprensiva. Non è così, perché il contratto collettivo degli enti locali è fatto di un contratto collettivo dirigenziale. No, no, io sto dicendo da che cosa si basa. Ecco perché il titolo a chiedere la restituzione non c'è. Non c'è un titolo esecutivo che dà diritto al comune di richiedere le somme indietro. Quel giudizio. Assessore, facciamo finire il consigliere Valerio. Alla fine dobbiamo vedere il dispositivo finale. Cosa diceva? Diceva non viene concessa la domanda riconvenzionale al comune e non si dà la possibilità al dottor Guida di vedersi liquidato queste somme. Questo è il dispositivo. E voi che siete avvocati e quindi praticate le aule di tribunale, chi di me ha deciso di non praticare, sta a significare che alla fine, nella parte narrativa in cui il giudice ha giustamente corroborato il suo pensiero e la sua decisione, alla fine è arrivato a quella decisione. Oggi andare a chiedere sul quinto dello stipendio delle somme che il giudice non ha disposto e che noi avevamo detto che non c'era il titolo, e questo è il caso tipo di quello che non si può fare con il contenzioso. Questa è la verità. È stata una sentenza, non nel merito, non entro nel merito, contro l'arroganza, contro una idea di amministrazione comunale, di burocrazia comunale, lontana negli anni 70 e 80, in cui l'ente locale aveva la facoltà di fare quello che voleva e i diritti e gli interessi legittimi e i diritti soggettivi dei privati venivano calpestati in base a quello che era il criterio o l'obiettivo o l'indirizzo o il principio che statuiva il deliberato del Consiglio Comunale, della Giunta, del deliberato provinciale e regionale. Fortunatamente nel corso del tempo si è riequilibrato questo rapporto di forza completamente sbilanciato a favore degli enti pubblici e quindi della pubblica amministrazione. E noi ne stiamo pagando le conseguenze a lucena, se si ripensa a tutti i debiti fuori bilancio, espropriazioni non terminate e quant'altro. In quel comune si comportava da potestà. Non parlo soltanto della parte politica, ma molti di questi problemi derivano da una gestione ordinaria, tecnica, errata. Procedure che partivano, di occupazione d'urgenza, anche nei 5 anni non venivano concluse, e che con i cittadini che avevano questi assegni circolari fino a poco tempo fa. Oggi, fortunatamente, un giudice a Berlino ha confermato ancora una volta che l'amministrazione pubblica deve comportarsi in maniera paritetica, giuridica, nei confronti dei cittadini, dei dipendenti e di tutti coloro i quali hanno e vantano interessi legittimi, in alcuni casi o diritti soggettivi. Questo è il dato politico che a me interessa di questa sentenza. Una sentenza ampiamente preannunciata, su cui noi abbiamo detto il nostro modestissimo parere. E non è che ci piace, ci piace, abbiamo vinto. Guardate, qui non ha vinto nessuno, qui ci ha perso la collettività, che con 3.000 euro di spese legali poteva affrontare qualche buca, qualche marciapiede, o poteva fare qualcos'altro. Questa è la sconfitta della politica, questa è la sconfitta dell'arroganza gestionale amministrativa, ed è questo che a me va di enfatizzato. La politica deve avere la lucidità e la capacità, e su questo lo sforzo maggiore che un ente locale deve fare, la gestione del contenzioso. Se sai che una persona ha ragione, è inutile che dice ma facciamo caso, tanto la sentenza poi non mi interessa. Se sappiamo che una persona ha ragione, io non riesco a capire perché dobbiamo fare caso. Questo lo dico oggi, ma lo dicevo prima. Questo è il vero senso del mio intervento. È una sentenza che sotto il punto di vista politico colpisce una visione retrograda e antiquata della gestione della cosa pubblica. Chi è amministratore pro tempore del comune non è il padrone dell'area, non è il padrone della città. È una parte che si contrappone ad altre parti che hanno degli interessi uguali a quelli di governare, a quelli di amministrare, a quelli di resistere. E questo è il caso di scuola in cui tutto questo
non è stata ponderata. Quindi per questo voto contro questo riconoscimento, perché era un debito che si sapeva che bisognava riconoscere, non avremmo speso un centesimo. Anche perché, e poi qui faccio una postilla che esula, parliamo di una persona che comunque è stato dipendente di questo comune per quasi 40 anni. Negli ultimi 2 anni è stato mobbizzato, è stato messo dietro una scrivania a fare funzioni che non erano da funzionario apicale, gli è stato tolto il piano di zona, gli è stata tolta la responsabilità dei servizi sociali, ma poi mi dovete dire, quali gravi colpe civili o penali si è macchiata questa persona. Penso che sia indecoroso. Io, dove lavoro, con la nuova azienda, stiamo pensando ad un nuovo modo di operare con i dipendenti, che è quello del confronto, del colloquio, dello scontro, ma del venirsi incontro. Perché noi a volte abbiamo l'arma del comando: tu domani fai il turno di pomeriggio, a Natale verrai di pomeriggio. Però a volte non ci mettiamo nei panni di chi subisce l'ordine di servizio, chi ha dei figli o quant'altro. Questo è un modo di fare. Che cosa volevo dire? Premiamo all'inizio di ogni consiglio qualche luce di nome di te. Io penso che qualche dipendente che abbia reso servizio in questo comune, non mettendosi in malattia spesso, perché poi basta andare all'ufficio per vedere chi merita o chi non merita. Consigliere Valerio, si avvia la conclusione. Il servizio svolto vada fatto. E questo era uno dei casi. Vigili urbani, funzionari, persone che sono andate via dopo 42 anni e 6 mesi di servizio, nemmeno una stretta di mano, nemmeno una bottiglia di spumante. Io ricordo con la nostra amministrazione, quando andò via il segretario comunale Avanzo, perché venne pensionato, gli abbiamo fatto una festa, perché nel bene e nel male queste persone si mettono a disposizione dei cittadini e realizzano quelli che sono i nostri programmi. Ci sono altri interventi, prego consigliere Pizzarro. Io presidente sottoscrivo in pieno tutto quanto ha appena palesato il consigliere Valerio. Un anno fa c'è stata una querela politica su questa vicenda che si è celebrata a suona anche di manifesti, faceva riferimento anche Fabio, manifesto nel quale si diceva che il comune aveva vinto la causa, quella precedente, e che quindi aveva diritto a chiedere indietro le somme al funzionario Dante Guida. Noi rispondemmo dicendo che stavate prendendo un abbaglio e che la sentenza non diceva quello che voi sostenevate, e rispondemmo dicendo che su questa vicenda avremmo preso botte. E fino a questo momento, vabbè, 2.000 euro, 3.000 euro. E su questa cosa, puntualmente, devo dire anche in una maniera piuttosto veloce, anche perché voglio dire la causa non è che andava istruita, no? Era una questione di mero diritto, che appunto si studia forse nelle prime pagine del codice di procedura civile, no? Cioè non c'è bisogno di chissà quali approfondimenti. E infatti è così è successo, sindaco, così è successo. Perché la sentenza è molto chiara, è corta e chiara. E dice: Fabio, non te ne andare perché forse non sai il prosieguo, che è ancora più simpatico. Il giudicante provvedeva a rigettare la domanda, sì, no, quella precedente, entrando nel merito e consentendo la formazione del giudicato sostanziale. Ora non voglio diventare tediare la platea perché sono termini tecnici. Il giudicato sostanziale, cioè dice il giudice, sono entrato nel merito, ho stabilito che non è stato provato che dovevano essere restituiti gli importi nella loro quantificazione e quindi ho rigettato la domanda.
Dice il giudice, quello che ha detto il consigliere Valerio, se il comune riteneva che quella sentenza fosse sbagliata, avrebbe dovuto fare appello. L'appello il comune non l'ha fatto e la sentenza è diventata passata in giudicato, cioè significa che non si può più toccare. Copre, come studiavamo all'università, il dedotto ed il deducibile, cioè tu non puoi più entrare nel merito di quello di cui abbiamo già discusso, né di ciò che da quello potrebbe derivarne. E questo è un principio, ripeto, che forse studiano alla ragioneria già i ragazzi che studiano il diritto, non gli studenti di giurisprudenza. È chiaro, dice, che tale provvedimento appunto poteva essere suscettibile di critiche, eccetera. Ciò non risulta avvenuto, per cui la regola che regna nei rapporti tra le parti è quella della non debenza delle somme da parte del guida. Insomma, l'esatta ricostruzione del petitum e della causa petendi del presente giudizio induce a ritenere violato il principio fondamentale, forse pure l'avrete sentito, voi che non fate, che non siete, non avete studiato giurisprudenza, del ne bis in idem, cioè io non posso riaprire una questione che abbiamo già chiuso. Per cui qui siamo in una parte, diciamo, proprio di una chiarezza e di una limpidezza incredibile. E non c'era bisogno di andare dal giudice per sentirselo affermare. Perché guardate, voi potete anche dire, vabbè, lo dici tu, sei dell'opposizione, tu ci vai contro comunque. Beh, io ricordo che in quel manifesto si propalava urbi e torbi che sarebbero stati ripresi questi soldi legittimamente presi, percepiti, e che li avrebbero restituiti alle casse del comune. Quant'è il debito fuori bilancio che stiamo riconoscendo? L'avete letto? Quello che dobbiamo ripagare, non le spese legali di 3.000 più oltre IVA e CAP, cioè quasi 4.000, la somma che dobbiamo restituire, che ci siamo percepiti dallo stipendio, 2.300 euro. E perché? Erano 19.000, no, 21.076, cioè noi che abbiamo pubblicato un manifesto con il logo del comune, nel quale annunciavamo alla città che avevamo avuto ragione e che ci saremmo ripresi 21.000 euro, in realtà ne abbiamo presi soltanto 2.003. E lo sapete perché ci siamo presi soltanto 2.003? Lo sapete o no? Perché il dottor Guida, al dottor Guida noi abbiamo potuto prendere soltanto i soldi fino a che lui è stato alle dipendenze con un'azione illegittima. Ma siccome la faceva il comune su se stesso, ovviamente tutto era facile. Quando il dottor Guida è andato in pensione, abbiamo chiesto all'INPS di operare la trattenuta. Sapete che ha risposto l'INPS? Ha fatto la trattenuta? Non l'ha fatta, sindaco, non l'ha fatta. E perché non l'ha fatta? Perché mancava il titolo. Questa è la verità, mancava il titolo, perché il tribunale non ha detto che il dottor Guida doveva restituire 21.000 euro, non lo ha detto. Io non ho visto il suo video, ma mi raccontano di una parte nella quale lei si alza in piedi e con fare anche minaccioso ed arrogante dice al dottor Guida: restituisci quei soldi che hai rubato alla povera gente, che hai preso, che dovevano essere, io non l'ho visto, che erano destinati alla povera gente, che erano destinati alla povera gente, perdono, che erano destinati, interpreto correttamente, destinati alla povera gente? Non l'ho visto, te lo giuro non l'ho visto. No, non avrei problemi, altri video li ho visti, questo non ho avuto il tempo di guardarlo, ma mi dicono che ci sarebbe questa affermazione finale, è corretta? Nella quale tu dici, ma allora io dico, ma la mattina, no, quando noi maschietti ci facciamo la barba e ci guardiamo allo specchio, ci facciamo anche delle domande su quello che stiamo affermando, sì o no? Cioè, noi abbiamo appena finito un'interrogazione del consigliere Valerio
nella quale è emerso ciò che è chiaro a tutta la città, cioè che da quando ci siete voi i servizi sociali, gli scuolabus sono alla paralisi totale, con un comportamento che di fatto dimostra che della povera gente ve ne siete fregati. E però ci dobbiamo preoccupare delle 21.000 euro che secondo noi sarebbero state percepite e tolte alla povera gente. Ma dico, ma c'è un limite alla decenza, sì o no? No. Non c'è. E lo sai perché non c'è, caro consigliere Valerio? Perché hanno deciso che faranno appello a questa sentenza. È chiaro. Cioè, di fronte alla evidenza, c'è una delibera con la quale faranno appello. E quindi io ve lo dico oggi, noi fra 2 o 3 anni o 4 anni andremo a pagare anche le spese dell'appello. E allora la domanda, e ve l'avevo già detto e ci siamo ritrovati. Allora, non so, capisci, c'è un cardiologo mio che è bravo, è bravissimo il mio cardiologo. Però è costoso il cardiologo, quindi calma. Allora, mi piacerebbe chiedere, ai colleghi che fanno gli avvocati, che siedono tra i banchi della maggioranza o che fanno gli assessori, voi firmereste un parere al vostro cliente con il quale consigliereste di impugnare questa sentenza? E al sindaco vorrei chiedere, e glielo chiedo e mi auguro che mi risponda, se le spese di primo e secondo grado di questa sentenza le dovesse cacciare lui personalmente anziché metterle a carico della collettività, avrebbe fatto questa azione? No. Queste sono le domande che vi rivolgo, all'esito delle quali poi vi dirò come voterò. No, lo dovrebbe dire adesso forse. No, cioè, mi pare che ci sia presidente ancora la dichiarazione di voto. Ma se non è cambiato qualcosa nell'ultimo consiglio comunale al quale sono mancato, il regolamento dovrebbe prevedere ancora questo. Il regolamento dei 5 Stelle, la legge di stabilità, sempre il consiglio. Mi sarebbe piaciuto, consigliere Pizzani, risponderla anche dove ha letto, perché voi fate le domande, a volte vuole la risposta, vuole là, a volte non la vuole. Quindi avevo chiesto, se mi chiedete gli rispondo, siccome ha detto dove ha letto, apro una piccola parentesi ma la chiudo subitissimo, dove ha letto, sì, quali sono gli interrogazioni? Sì, ma questa è una piccola battuta, se mi è consentito, no, dove ha letto che gli interventi di manutenzione straordinaria del DPR 380 sono elencati quali sono, una cosa banalissima pure per chi non è avvocato, quindi il 380 si va a vedere, il 380 e noterà che quelli sono interventi, però voglio dire, su questo è chiaro che capisco che c'è chi fa gli interessi del comune, chi per motivi politici, ma è giusto, probabilmente sposa le cause di altri. Non rischiamo assolutamente di far chiudere nulla, perché dal giorno dopo sarà la disponibilità. Ma soprattutto, ripeto, dovremmo probabilmente tutti insieme difendere gli interessi del comune, ma noto che così non è. Anche in questa vicenda, anzi, soprattutto in questa vicenda, perché ho sentito parlare di persecuzione, comportamenti gravi da parte del comune, dell'amministrazione, quindi persecuzione di un dipendente, di un... Dimentichiamo, probabilmente, quindi c'è da raccontare, perché le cose, insomma, è bello l'italiano, dipende da come le si raccontano le cose. È vero che la sentenza è arrivata a cavallo tra la vecchia amministrazione e la nuova amministrazione, che voi avete promosso il giudizio. Se avete promosso il giudizio, sì, voi, amministrazione passata, perché siete stati costretti a promuovere il giudizio? E utilizzo questo termine non con cognizione di causa, per un semplice motivo, perché probabilmente è stato dimenticato che si è tentato, utilizzo un termine improprio ma è quello che mi viene, di fare anche una sorta di sanatoria o di condono in un coordinamento istituzionale del piano sociale di zona, dove è stato deliberato da tutto il coordinamento istituzionale
che quelle somme se le potevano liquidare contro una norma che è quella che sancisce la omnicomprensività della retribuzione, che è stata statuita da un giudice. Lo dimentichiamo questo volutamente. C'è stato questo, un tentativo di sanatoria, di condono, cioè, allora, probabilmente sfuggono quei verbali di come si sono praticamente liquidate quelle somme. Cioè, quattro persone che si siedono intorno a un tavolo e che si praticamente autoliquidano le somme a giro di turno, si alzava uno e i tre esprimevano il giudizio su uno e usciva l'altro, a giro. Era così che veniva fatta la liquidazione. Ma al di là di quello, come veniva fatta? C'è stato un giudice, c'è stato prima un consigliere comunale che ha sollevato il problema, e questo consigliere comunale era Antonio Tutolo. C'è stato un segretario generale, quello della passata amministrazione, quindi quello là, il dottor Maccarone, che disse che quelle somme non erano dovute, e quindi si avviò il contenzioso. Il giudice, a cavallo della passata amministrazione e della nuova amministrazione, ha tirato fuori la sentenza, ha detto che quelle somme non erano dovute. Chiaro? Dopodiché vi aveva proposto appello. Noi abbiamo chiesto, dopo che il segretario generale precedente ha detto che quelle somme non erano dovute, il segretario nuovo, dottor De Sciscio, ha detto che non erano dovute, tutte per iscritto. Il procuratore regionale della Corte dei Conti ha detto che quelle somme non erano dovute, sollecitava il recupero di quelle somme. Quindi qui entro nel merito, al di là poi del discorso del modo. Quindi il procuratore, i due segretari generali, il procuratore generale, il procuratore della Corte dei Conti e il legale dell'ente e un giudice che aveva sancito che quelle somme non erano dovute e che quindi sono state autoliquidate illegittimamente, e noi avevamo l'obbligo di recuperarle. Ma non solo l'obbligo, era anche giusto e sacrosanto che bisognava recuperarle, perché certamente che non erano somme da utilizzare per autoliquidarsene, ma facevano parte di quelle che dovevano essere utilizzate per alleviare qualche sofferenza. A quel punto noi abbiamo, come consuetudine, l'ho chiusato alla fine, voglio vedere un avvocato che mi firma un parere per... E quello... Ci sta. Sì, l'ho detto, poverino. L'ho chiesto a uno dei consiglieri. Non si deve valere Bizzarri, chiedo scusa. Mi hanno, non so, una bellezza, ma... Come prassi, abbiamo chiesto al legale dell'ente per iscritto ed ha risposto per iscritto quale procedura dovessimo adottare per recuperare quelle somme. Noi ci siamo alzati una mattina, o si è alzato il sindaco una mattina, si è guardato allo specchio, si è visto più brutto del solito e ha detto: vista la mia bruttezza, oggi con chi ce la dobbiamo prendere? L'avvocato La Grotta ci ha detto, e dubito che debba dire di no, perché se no quindi devo chiedere io qualcosa a lui, no? Vedremo. Come dobbiamo recuperare queste somme che il giudice ha detto che non dovevano essere autoliquidate? Quindi figuriamoci il tentativo di sanatoria, dice, non dobbiamo difendere nessuno. Voi avete fatto, caro Fabio Valeri, caro consigliere Valeri, avete fatto un tentativo di sanatoria nel coordinamento istituzionale, cioè una delibera del coordinamento istituzionale che ha detto quelle somme se le possono prendere contro la legge, e lo ha stabilito un giudice. Però superiamo questa fase.
l'avvocato del comune nel parere scritto ha detto a noi che il modo più veloce, economico, efficiente ed efficace per poter recuperare le somme era la procedura che abbiamo poi successivamente adottato, cioè quello di recuperare le somme dallo stipendio. Quello che abbiamo fatto è quello che ci ha detto il nostro avvocato. Sarebbe stato curioso capire se noi non avessimo fatto quello che l'avvocato ci aveva detto di fare, cosa si sarebbe detto? E onestamente non sarebbe stato, a mio avviso, corretto da parte di chi amministra un ente, da parte di chi amministra soldi degli altri, non sarebbe stato corretto, perché bisogna rispettare i ruoli di tutti. Lei è avvocato, alla sua conoscenza tecnica, alla sua... Io non ho questa conoscenza tecnica e rispetto, devo rispettare il ruolo che ha un consulente dell'ente che viene pagato per fare quel lavoro. E io chiedo a questo come devo fare, questo mi dice che la procedura che devo fare è quella che faccio, non la faccio. Lascio quelle somme, parliamo di 21.000 euro al dipendente che se le è autoliquidate in maniera illegittima, e ripeto, lo ha detto un giudice che non erano dovute, non è che ce le siamo inventate, un giudice, la sentenza ha detto che non erano dovute, e quindi ci dovevamo porre il problema di recuperare. Beh, qui dice che è stato quindi immobilizzato, che gli è stato tolto il piano sociale di zona, cioè gli è stato tolto il piano sociale di zona. Io credo che il comune, la responsabilità, esattamente. Beh, io, se chi è responsabile del piano sociale di zona si autoliquida delle somme non dovute, e la prima cosa che devo fare è toglierlo da quel posto, è una conseguenza, perché se no, caro Fabio, tu oggi avresti dovuto dire vicino a me: scusa, mi fai capire com'è che dicevi da consigliere ti sei autoliquidato delle somme e te lo continua a te, come se tu, come a capo di un'azienda tua, un dipendente tuo si autoliquida delle somme che non sono dovute, illegittime, e te lo tiene ancora a quel posto. Probabilmente lo puoi anche fare perché stai in un'azienda tua, ma se sei in un'azienda di tutti, in un posto dove gestisci i soldi di tutti, non lo dovresti fare. Poi ognuno ha la sua sensibilità, ma veramente quello che mi fa specie è il non, come dire, voler evidenziare, cioè la cosa paradossale è che la sostanza di questa vicenda la vogliamo quasi nascondere, la vogliamo quasi relegare a margine di, e quindi discutere di questioni tecnicamente e dimenticare quello che è il fatto, e soprattutto dimenticare che anche dal punto di vista della modalità nessuno si è alzato una mattina e si è inventato la procedura. C'è stato un legale che è una persona, credo, rispettabile, un legale rispettabile, un legale che al di là delle cose, è un legale che ci ha detto che la procedura da seguire era quella. E oggi noi chiederemo al legale, che è lo stesso, se dovremo fare appello, se dobbiamo fare appello o non dobbiamo fare appello. E nella risposta
Io mi aspetto che dobbiamo, che mi dice che dobbiamo farlo l'appello, perché diversamente gli dovrei chiedere per quale motivo qui c'è stato suggerito quell'altro di procedimento per recuperare le somme. Signor Sindaco, perché deve essere necessariamente convinto e supportato da giurisprudenza, da qualcosa che lo abbia convinto a darci quel parere, perché se no gli dovrei chiedere: scusami, ma dove te lo sei, come te lo sei inventato tu questo parere? È chiaro questo? Quindi non c'è, caro Fabio Valerio, nessun intento persecutorio nei confronti di nessuno. C'è un dovere di amministratore che deve fare il proprio dovere. C'è un dovere di amministratore di rimuovere da quel posto chi in quel posto, ripeto, ribadisco e non lo dico io, si è liquidato delle somme non dovute, perché su questo è chiaro, perché il giudice attuale che ha condannato il comune non ha detto che quelle somme erano dovute, non ha smentito il giudice che aveva detto che erano illegittime, assolutamente no. Ha detto semplicemente che la procedura che è stata seguita per recuperare quelle somme è stata sbagliata, non che erano dovute quelle somme. È una differenza sostanziale, questa è una differenza sostanziale, questa. Signor Sindaco, deve terminare, grazie. Prego, ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Intervento? Ok, prego, consigliere. Grazie Presidente. Una cosa che mi stupisce è che mi trovo d'accordo su alcune cose dette dal consigliere Pizzani tecnicamente in merito. Mi stupisco però, perdonami Giuseppe, la strumentalizzazione della cosa, che è palese. Dire ad un sindaco: perché hai pensato di recuperare, noi te l'avevamo detto, oggi ci troviamo a pagare 3.000 euro di spese legali con le quali, ha detto Fabio Valerio, potevamo chiudere delle buche, fare dei marciapiedi, eccetera eccetera, e l'avete fatto contro ogni nefasta previsione che noi vi avevamo suggerito. Qualche dubbio era lecito averlo in merito alla vicenda, un dubbio tecnico, un dubbio giuridico, però il legale dell'ente, persona che io ritengo preparata e rispettabile, professionista di alto livello, ha suggerito proprio chiaramente, a chiare lettere, all'amministrazione di recuperare le somme, di recuperarle in quelle modalità. Quindi mi trovo d'accordo con il sindaco che dice: io avevo il dovere di recuperare quelle somme e di recuperarle con le modalità suggerite dal legale dell'ente. E nessun dubbio c'è però sull'illegittimità dell'autoliquidazione di quelle somme. Ma la stessa, poi un'altra domanda che mi sovviene: la stessa diligenza amministrativa e giuridica che dimostrate in questa sede a posteriori, dicendo che avevamo avvertiti del rischio di pagare 3.000 euro di spese legali, quasi quasi mi sento fortunato oggi ad approvare un debito fuori bilancio di 3.000 euro dopo che sono passato dall'approvazione di debiti fuori bilancio di milioni di euro, per i quali eravate stati ampiamente avvertiti, uno su tutti i contratti di quartiere, che ha provocato danni per milioni di euro a questa città. Quindi insomma, fare gli splendidi, amico mio, fare gli splendidi su circostanze insomma che obiettivamente, no vabbè, il discorso poi
è più serio, io accetto sempre chi sdrammatizza, però la questione qua è abbastanza drammatica, perché poi rasentare il paradosso per tre, no, infatti devo sottolineare il piglio teatrale che contraddistingue ogni seduta di questa assise consiliare, dove si sbraita, si urla, si gesticola, eccetera, eccetera, a volte anche a danno dei consiglieri comunali come me, che avrebbero voluto capire qualcosa in più su alcuni argomenti trattati, e però dati i toni sono riuscito a capire poco. Mi avvio alla conclusione. Dov'era l'attenzione, la preparazione, ad esempio, quando il sindaco nella scorsa consigliatura suggeriva all'amministrazione della quale facevi parte, Fabio, di non causare un danno di milioni di euro con i contratti di quartiere? Eppure l'avete fatto. Quindi oggi puntare il dito contro un sindaco che null'altro ha fatto se non quello di rispettare quello che gli era stato suggerito e che gli viene ancora suggerito, io posso nutrire dei dubbi legittimi sull'opportunità o meno di perseguire un'azione giudiziaria pro o contro quella sentenza, ed è legittimo. Però oggi di nuovo il legale preposto ci dice e ha detto all'amministrazione: fate appello. Ha detto all'amministrazione: recuperate. Ha detto all'amministrazione: recuperate con quelle modalità. Ha preso una cantonata. Non lo so, può essere. Ai posteri la tua sentenza, però non mi offendere, perché sono milanista dalla nascita, non mi offendere, perché adesso ci voleva. No, sono andato a prendermi la rivincita del tempo. Ci ho detto, pregherei di essere un pochino coerenti e di non sfruttare una defiance minima, però giustificata da ogni singolo argomento amministrativo che parla e che si può essere testimoniato con le carte, non con le chiacchiere, perché ci sono tutti i pareri del legale, ci sono le esortazioni alla Corte dei Conti, ci sono i pareri dei segretari generali che si sono avvicendati. Quindi insomma parliamo di una situazione delicata che per ora vede il comune soccombente, per ora, ma in punto di diritto, non in punto di fatto, perché non bisogna deviare l'argomento, bisogna dire che comunque quelle erano delle somme illegittimamente liquidate, poiché se un legale ha sbagliato a non quantificarle quelle somme in un'azione riconvenzionale, o un collega ha creduto opportuno di recuperarle in alcune modalità che per adesso non sono state ritenute valide dall'autorità giudiziaria, è tutt'altro conto che porre l'attenzione su una cattiva amministrazione. La ringrazio, Presidente. Consigliere Antonetti? Sì. Prego. Allora, possiamo anche invocare il principio dell'affidamento, non so, perché praticamente qui questa è una casa nata nel 2012, no, nulla questo, no, c'è stata una mancata quantificazione. E secondo me mi viene anche da pensare perché il giudice alla fine non ha potuto disporre una CTU, visto che nel merito ha dato ragione. Ok, non è stata appellata, non so nemmeno per quale motivo, perché nel 2012 non c'era, non avevo letto nemmeno queste carte. Adesso. E dove è nata nel 2012? Sì, ma la sentenza è arrivata ma non c'era nel 2014. Vabbè, però io sono. I termini dell'appello scadevano quando voi eravate già. Ma perché non era stata notificata e quindi i termini erano così lunghi? Fate terminare, consigliere Antonetti. Sono Silvio, consigliere Pizzarro. Va bene, a un certo punto l'avvocato. Però nel merito, no, questo è importante, nel merito molto spesso, come ho commentato anche, spesso la forma prevale sulla sostanza e quindi su consiglio dell'avvocato La Grotta, che lavora per il comune, è stata intrapresa questa azione. Adesso vedrò
perché ha consigliato di appellare. Vedrò, mi confronterò con lui perché è giusto anche che anche noi, penso, possiamo dire la nostra. Però non è che si è inventato così, c'è stato un consiglio e si può sbagliare e si può anche sbagliare. Quindi, però, se una giunta ha il consiglio, riceve il consiglio della propria grotta che fa gli interessi del comune, è normale che loro si affidano a questo parere e quindi agiscono così. Quindi vediamo un pochino e valutiamo. No, ma qual era la domanda? Qual era la domanda? Me la sono scordata. Chiedo scusa, consigliere. Chiedo scusa, consigliere Pizzardi. Consigliere Pizzardi. Ha finito, ha terminato, consigliere Toretti? Ok. Per le dichiarazioni di voto, prego, consigliere Valerio. Ribadisco, il sindaco è fuori forza, non solo fisica ma amministrativa. Voterò no, caro sindaco, perché questa è una sentenza che va a colpire la vostra arroganza, la vostra superiorità morale e professionale che non esiste. Bravo. Questo è l'assunto principale che mi interessa, sindaco. Il problema è un altro. Voi siete venuti qui a Palazzo di Città dicendo che tutti quelli che c'erano stati prima di voi hanno commesso nefandezze, mariolizie e chi più ne ha più ne metta. Sono state dette pure queste cose, forse quando tu ancora non facevi parte della coalizione. Sono state dette le cose più schifose che possono essere dette ad un avversario politico. Le più schifose. Siamo arrivati proprio al sono d'accordo. Possiamo fare una lista. Sindaco, ci possiamo andare in ogni dove, sempre. Anche a duello, come ha detto qualche altra volta con Bizzardi. Torniamo nell'epoca di feudatari. Allora, ne ho sentite tante stasera, pur di difendere di freddo. Ti ho apprezzato stasera. Perché in punta professionale hai detto non l'avrei fatto. Ci vuole tanto a dire non andava fatto. No, io devo che non no, consiglieri, no, consigliere Valerio, lei deve fare dichiarazione di voto, noi dibattito. Presidente, qua in dichiarazione di voto ci sono fatti i comizi, ma vieni a dire a me quello che dico. Con me fa la dichiarazione di voto. No, allora la cosa la fai fare a me la dichiarazione con di voto. Fa la dichiarazione di voto, consigliere Valerio. Questa amministrazione oggi con questa sentenza non può dichiararsi migliore delle altre. È caduto anche questo principio di superiorità morale e professionale. Siete come quelli che vi hanno preceduto. Non sappiamo se sarete come quelli che verranno dopo di voi. Questo lo sappiamo. Però questa certezza ce l'abbiamo. Mi fa piacere quando parlate di pareri tecnici, giuridici, finanziari, obbligatori. Sembra che queste cose servano solo quando ad impugnare, a decidere, a quantificare ci siete voi. Quando ci sono stati quelli prima di voi, il parere del legale non contava, il parere del cardino non contava, il parere del tecnico non contava. Non contava nessun parere, come se quando ci facciamo poi ad altre vicende, sempre di natura di contenzioso. Mi dovete dire qual è la norma che stabilisce che il Consiglio Comunale decide l'ammontare del valore venale di un terreno quando si espone. Se mi dite un codice di una legge italiana che attribuisce a noi consiglieri quanto bisogna valutare un terreno, me lo dite. Io chiedo venia, sono disposto a pagare con i miei veri quello che eventualmente è stato sbagliato. Ma mi viene i miei arredi, questi sono 500 euro sul conto, non di più. Anche perché le favole, le leggende metropolitane che abbiamo migliaia. Consigliere Valerio, si avvia la conclusione. Presidente, 2 minuti e concludo. Ne ho 10 minuti a disposizione. No, 5. Io sono fuori dalle regole, contro le regole. Le regole mi stanno strette, non stanno in fisicità. È a giacchetto, no, va bene questa. Il problema, parlate di contenzioso. Io penso che avete morto in casa, di contenzioso non potete parlare. Non parlo di questo di 3.000 euro, ma parlo di una transazione che avete fatto dove dobbiamo dare 750.000 euro sull'unghia a qualcuno che gli avete negato il diritto ad edificare. Sull'adempimento, questo è un orgoglio, sono 750.000 euro, non
750, senza andare a sentenza, con una transazione, 750 più tutto quello che gli aveva detto già il giudice. Fatemi capire, come diceva ieri Mourinho, non sento, non parlate, no, non sento, 750 mila euro. Per quelli che stanno dietro di te dove abiti tu, dobbiamo pagare noi, cittadini, 750 mila euro. Consigliere, perché non abbiamo dato seguito, non noi. Si avvia la conversione. Voi, la vostra amministrazione, e i dirigenti che ci sono, ha deliberati, ha transazioni già fatte, ci costa una soccombenza al TAR, un ricorso al Consiglio di Stato e 750 mila euro in più di quello che potevamo dare già prima. Se questa è scienza, voglio fare la fantascienza e quindi voto no. Grazie consigliere Valerio, prego consigliere Pizzardo. Sindaco, non mi ha risposto. Beh, spero che lo faccia e che magari, voglio dire, se la risposta fosse sì, che dica nel caso in cui perdiamo lo pago io, allora magari potrei anche votare. E invece voto no. Ma voto no, perché io continuo, forse sono io che non mi so spiegare, probabilmente sono io che non mi devo riascoltare, probabilmente non mi sono espresso bene, perché continuo a sentire queste somme non dovute, queste somme non dovute, queste somme non dovute, però il giudice ha scritto qua, ciò non risulta avvenuto, per cui la regola che a me mi piace leggere le sentenze, non lo so, saranno le formazioni professionali che regolano nei rapporti, è quella della non debenza. Non debenza significa in italiano non si dovevano dare delle somme da parte del guida, non si dovevano dare. Questo è il punto di diritto, poi il punto di fatto noi possiamo discutere, possiamo anche dire che erano di più quelle che ci doveva dare. Però siccome le amministrazioni, e non solo le amministrazioni, viva Dio, ma tutte le persone fisiche e giuridiche che solcano il territorio italiano e quello mondiale, si muovono e si regolano sulla base delle regole, in punto di diritto queste somme non potevano essere prese. Consigliere Antonetti, consigliere Antonetti. No. Consigliere Antonetti, ma non è il dibattito questo, è una dichiarazione. Io apprezzo, anche io ho apprezzato, finalmente posso dire che ho apprezzato l'onestà intellettuale della collega che dice io questo appello non lo farei, perché oggi siamo al paradosso, cara consigliere Antonetti, che non abbiamo appellato quella sentenza di prima che forse si poteva appellare dicendo... Perfetto, magari dicendo guardi corte d'appello che il giudice di prime cure ha sbagliato perché noi la quantificazione l'abbiamo fatta, quella non l'abbiamo fatta ed è stata una omissione vostra, perché i termini dell'appello scadevano sotto la vostra amministrazione, non vorrei sbagliare ma sono sicuro al 90%. Fate finire il consigliere. Quindi siamo al paradosso che quella non è stata impugnata e andiamo a impugnare questa. Andiamo a impugnare questa. Sulla scorta di un parere che io ho letto, io stimo il collega La Grotta, non voglio per carità criticare nessuno, però spero che il parere lo leggiate anche voi. Il parere dice: per questo motivo, codesta amministrazione, cioè non dice io, codesta amministrazione, ha ritenuto e sostenuto che il rigetto, questo rigetto, è dipeso dalla ritenuta genericità della domanda, non dall'accertamento dell'inesistenza del diritto a pretendere le somme ottenute. Capito? È vero. Ma il fatto è che comunque non è stata accertata. Sì, la conclusione, mi avvio, Presidente. In conclusione, dice il legale, pur apparendo la questione di difficile soluzione e con esito incerto, si consiglia, virgola, salvo diverso avviso, virgola, di procedere all'appello della sentenza anche eventualmente per una definizione transattiva in corso di causa. Questo parere è il parere di chi deve per forza dire che si deve fare l'appello. Perché sicuramente l'amministrazione gli ha detto dobbiamo fare l'appello, mi devi fare un parere per fare l'appello. Perché questo parere, se lo leggo, lo dovrete leggere tutto quanto, perché
parere tecnico. È un parere tecnico, non è la sede questa, ma dice tutto e il contrario di tutto. Va bene? Quindi, questo è il punto. Io non parlo di persecuzione, non ho fatto nessun ragionamento di questo tipo. Io voglio ragionare, perché si tratta di debiti portati alla sentenza, in punto di diritto, come giustamente ha sottolineato il consigliere Pitta. E in punto di diritto noi siamo nel torto. Poi la sostanza è un discorso. In punto di diritto noi siamo nel torto e quindi non dobbiamo proseguire in un'azione che non avremmo dovuto neppure iniziare. Per questa ragione io voto no. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, signor Sindaco. Allora, insisto sul parere del legale. Fabio, proprio un secondo di pazienza, sai perché è carina questa cosa qua? Perché poi forse a lei sfugge, consigliere Bizzarri, ma lui probabilmente non dovrebbe essere sfuggito. Ma che fai con passare? Pidi questa sentenza. Tu qua pidi la sentenza, scrive, le scrive. Per cortesia. Per cortesia. Bravo. Ah, ma abbiamo presente qualche smoke. Non l'ha compassato. No, io so perché non sto intervenendo, stanno zitta. Allora, l'avvocato Giulio Dal Duono, che era il difensore precedente in questo giudizio, il 30 maggio del 2014 scrive al comune e dice al sindaco, ma non soltanto al sindaco, capito, contenzioso, c'è un'infinità giunta, guida, a tutti praticamente. Faccio seguito alla mia precedente corrispondenza e comunque il Tribunale di Foggia, a seguito dell'udienza discussione tenuta il 21 maggio 2014 con sentenza, ha in pari data accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato l'opposto decreto giuntivo e dice in buona sostanza che ci ha dato ragione, ci ha detto in buona sostanza che quelle somme non erano dovute e consiglia di fare l'appello. Che ben si poteva fare l'appello dalla passata amministrazione. No, 30 maggio sta lì. No, fatevi terminare, perché sennò rischiate di dire una cosa e poi ve la vorreste rimangiare e non ve la potete. Vi do un'opportunità. Ascoltate prima e poi lo dite, se proprio lo dovete dire. Se non è meglio che non lo decide prendere, perché il 30 di maggio c'era ancora la passata amministrazione. E dopo del 30 di maggio sono state fatte delle giunte. E in giunta del 5 di giugno, dove l'assessore, ex assessore Valeri, era presente, questa fascetta ben si poteva portare, perché se non sono state portate altri di appelli, di contenziosi, sono state portate la manifestazione Azzurri, non mi ricordo che era, sono state portate, risarcimenti danni, transazioni, corte di appello a giudicitazione, quindi determinazione, scusate. No, come? Ma scadeva dopo un mese sotto la tua amministrazione. Scusa, consigliere Bizzarri, però dovresti avere la gentilezza di ascoltare gli interventi degli altri. Era stata notificata la sentenza, su, e dai, calma. Consigliere Bizzarri. Cioè, ma di che dobbiamo parlare? Consigliere Bizzarri. Cioè, veramente si vuole negare l'evidenza? C'erano i termini, sindaco, allora, consigliere Bizzarri. La chiedo la cortesia, sì. Poi andiamo a prendere la giunta nella quale tutto ci è portato, tranne che quello. Avresti potuto in consigliere Bizzarri. Io sto dicendo. Però sì, però cioè. Però se ma sempre allora, premesso che noi siamo i deficienti che non capiamo. Però posso terminare un intervento o questa gentilezza non me la si vuole proprio dare? No, perché siccome ogni volta che voi fate gli interventi noi con molto rispetto lo rispettiamo, cioè ascoltiamo in silenzio, ogni volta puntualmente si cerca di non far dire quello che si vuole dire, una delle tante altre sciocchezze. Sto dicendo che siccome noi siamo quelli che non capiamo un tubo e che quindi abbiamo chiesto all'avvocato del comune se dovevamo fare appello oppure seguire un'altra procedura, e anzi non abbiamo chiesto questo, abbiamo detto
detto la via più breve economica è questa e l'abbiamo fatta perché io al posto vostro avrei chiesto a uno che l'avvocato gli dice di seguire una strada che è più economica, più efficiente e più veloce di fare una procedura, non lo fa, gli dico scusatemi ma di che stiamo parlando? Visto che però prima ci stavano gli scienziati, quelli che capiscono e che gestiscono bene il contenzioso, no? Mi devo spiegare perché il 5 di giugno fanno giunta e portano 1000 fascette in giunta e questa non viene portata, nonostante il 30 di maggio l'avvocato scrive e dice su questo io propongo il contenzioso e viene inviato a tutti. Quindi il contenzioso, l'appello, caro consigliere Bizzarri, potevano farlo già. Così come posso terminare, gentilmente, l'ho spiegato perché non l'ho fatto io, perché a me l'avvocato al quale ho chiesto io mi ha detto che non dovevo farlo. Non è che valeva solo consigliere una precedente, oh, Madonna mia, consigliere no, è chiaro che non capisce quello che uno, cioè poi arrabbiarsi sugli specchi, non è che è un'operazione proprio, dovresti avere semplicemente un po' della gentilezza di ascoltare pure gli altri. Poi non condivido, io non è che ti ascolto perché condivido quello che dici, semplicemente perché svolgi il tuo ruolo e ho rispetto del tuo, cosa che non hai tu evidentemente quando fanno gli interventi là. Puoi non condividerlo per l'amor del cielo, ma devi rispettarlo ugualmente, non è che noi possiamo, non possiamo esprimere il nostro pensiero. Quindi è colpa dell'amministrazione, questa è la sostanza dei fatti. No, la sostanza dei fatti è che c'è una grossa difficoltà a far esprimere il pensiero agli altri. Quello che sto dicendo semplicemente è che in questa situazione noi, la nostra posizione è chiara, c'è un parere scritto dell'avvocato che ci dice qual è la strada che dobbiamo prendere e che quelle somme non erano dovute. C'è stato chi invece poteva farlo l'appello e non lo ha fatto. Noi potevamo farlo, ma già ho spiegato 1000 volte e questa è la 1001. Che l'avvocato ci ha detto che dovevamo seguire un'altra strada e abbiamo seguito quella perché ci ha detto che era la più efficiente, la più economica e la più veloce. Uno, poi veramente vogliamo prendere in giro i cittadini e quindi vogliamo veramente parlare di quella dei 750.000 euro? Beh, questa è veramente la sfacciataggine fatta in persona. Qui stiamo parlando di una sentenza dovuta a cosa? Perché non è stata potuta rispettare quella transazione che era stata fatta dalla vostra amministrazione? Perché nel frattempo era intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il piano di zona del piano di zona della 166 e che non era possibile rilasciare quei permessi a costruire perché era stato annullato. E c'è un parere del professor Follieri al quale il dirigente dell'ufficio urbanistica, architetto Antonio Lucera, ha chiesto se poteva rilasciare quei permessi a costruire, che gli ha detto assolutamente no, perché il piano di zona, quindi la variante del 99, è stata annullata e quindi rilasciare un permesso a costruire su un piano annullato avrebbe significato fare sì dei danni milionari, perché se avesse cominciato ad edificare su un piano annullato, con quale titolo? Ci avrebbe costruito delle abitazioni, quindi spese loro, abusive. Ma veramente siamo alla follia, e questa sarebbe la gestione del contenzioso oculare. Ma veramente vogliamo prendere in giro 750.000 euro? Bravo! Io non ho voluto alimentare ulteriori polemiche. Anche questo regalo avete fatto a questa città, perché questi 750.000 euro sono rivenienti proprio da quella gestione vergognosa che è stata fatta del contenzioso e dell'urbanistica Lucera. Perché non c'è nessuna legge che dice che i consiglieri comunali devono stabilire quanto è il valore, ma c'è quella del buonsenso. Quando vieni condannato a pagare 110 euro al metro quadro nella stessa zona con una sentenza e tu vai in consiglio comunale ad alzare la mano su un valore di 35 euro, chi alza la mano, caro consigliere Valenti?
sei tu e lo fai colpevolmente, nonostante c'è stato chi dall'altra parte ha detto state facendo un danno enorme e lo state scaricando sulla città, su quelli che verranno dopo di voi. E così è stato, e così è stato. Per non dimenticare, veramente volete parlare di gestione del contenzioso, c'è una sentenza dei giudici che dicono, e mi riferisco all'altra vicenda, la sentenza Calabria, dove c'era una proposta di transazione per 900.000 euro e siamo arrivati a circa 5 milioni di euro, che avete rinnegato quella richiesta lì. Un giudice che ha detto il comune di Lucera negli ultimi 30 anni ha fatto in modo da rimandare alle future amministrazioni i problemi, e parla a me una licenza di tacere. Allora, siamo in votazione, consigliere in aula. Antonio Bernardi, gentilmente devi abbassare i volumi, se no qua. Allora, siamo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Per le mie eseguibilità, chi è favorevole? Contrari?